do il benvenuto. Sono Piero Cavalieri, sono il direttore di questa biblioteca e di solito non mi prendo spazio di presentazione che vada oltre proprio ai saluti, ma questa volta di fronte al libro di Massimo Folador penso che sia giustificato anche rubarvi qualche minuto, perché ci sono vari motivi che ci legano all'esperienza di Massimo. Primo, da quando abbiamo iniziato a fare queste conversazioni qui in biblioteca, la presenza del Centro Etica è sempre stata costante. Noi siamo felici di poter collaborare con loro, perché pensiamo che le università sono un luogo dove si pensa anche al di là di quello che è immediatamente traducibile in articoli o pubblicazioni scientifiche e il Centro Etica è chiaro che affronta un tema che non ha una facile realizzabilità immediata né sul piano concreto né sul piano teorico, perché si vanno a affrontare i problemi di fondo della nostra vivere comune. Quindi per primo volevo sottolineare questo, che la biblioteca è un luogo dove queste cose avvengono. Nelle biblioteche non si può sperare di ottenere risultati immediatamente, perché si affronta il sapere umano. Il sapere umano è così vasto e così ampio che sopra abbiamo 100.000 volumi. Nessuno sarà mai in grado di leggerli in tutta la vita e noi siamo una piccola biblioteca. Quindi le biblioteche alla fine sono anche il simbolo della impossibilità per un singolo di alla fine fare qualsiasi cosa. È solo la collettività che può riuscire a maneggiare 100.000 volumi, o nel caso della Library of Congress, la più grande biblioteca al mondo, 40 milioni di volumi. Dall'altra parte però Massimo ha sempre questa riflessione sul pensiero benedettino, e se esistono le biblioteche oggi in Occidente, quantomeno è perché i benedettini hanno tenuto viva questa fiaccola ereditata dall'antichità classica, dicendo che i libri bisogna continuare a copiarli e a mettere a disposizione le generazioni che verranno dopo. Oggi le biblioteche sono messe in grande discussione, perché tutti pensano che non sia più necessario conservare il sapere in modo organizzato. Quando è successo che il sapere ha rischiato di disorganizzarsi è perché sono arrivati i barbari. Quindi noi continueremo a cercare di mantenere viva questa tradizione, che poi si è evoluta, che però ha le sue radici nell'Occidente, proprio nelle biblioteche dei monasteri dei secoli bui. In terzo luogo, proprio c'è leggendo il suo libro mi sono venute in mente alcune letture, alcuni personaggi che conosco, che amo, in particolare questo signore, questo filosofo americano Charles Sanders Peirce, che è un filosofo poco noto in Italia, ma è fondamentale per tutto il pensiero del Novecento, perché è uno degli inventori della logica moderna, è l'inventore della semiotica, è l'inventore del pragmaticismo o pragmatismo, e quindi però siccome aveva un carattere pessimo, nessuno gli ha mai dato una cattedra universitaria, è morto povero in canna, aiutato dal suo amico molto più brillante ma molto meno profondo, che era James, fratello di Henry James, famoso autore. E voglio leggervi due righe che scrive Peirce in una delle parti che ha poco usate, perché è la parte metafisica del suo pensiero, che siccome appunto è visionaria, gli studiosi contemporanei la svalutano rispetto alla parte semiotica o logica. E Peirce scrive: così dunque un avaro sarebbe una forza benefica in una comunità. Con lo stesso identico criterio, solo in grado molto più alto, si potrebbe definire Angelo lo squalo di Wall Street, il quale preleva denaro da persone disattente, non portate a custodirlo in modo appropriato, affonda imprese deboli che è meglio non vadano avanti, impartisce salutari lezioni a ignari uomini di scienza, dando loro assegni privi di valore, come avete fatto voi l'altro giorno, caro milionario maestro d'imbroglio, quando avete pensato di aver trovato il modo di sfruttare il procedimento da me inventato e non brevettato.
quindi scriveva 120 anni fa che questo non è il modello. Infatti intitolo a questo paragrafo "Contro il Vangelo dell'avidità". E l'altro pezzo che vi volevo leggere, interessante secondo me, è questa, la riflessione, perché ha inventato un'altra teoria che si chiama, che chiamava in modo, come tutte le cose che ha inventato Pearson, gli dava dei nomi terribili, l'agapismo. E dice: d'altra parte, le semplici proposizioni che il caso assoluto, la necessità meccanica e la legge dell'amore sono rispettivamente operative nel cosmo possono ricevere i termini di tichismo, anachismo e agapismo. Quindi per Peirce ci dice che esiste una terza forma, oltre il caso e la meccanica che tutti conosciamo, di evoluzione e di costruzione della nuova realtà, che è quella basata sull'amore. Quindi la forza dell'amore come forza di costruzione dell'avvenire. E guardate che Peirce non è un filosofo sentimentalista, era un logico, era un matematico. Quindi dal pensiero di Massimo Florador, secondo me, si può arrivare a pensare di rimettere in circolazione queste idee, che non è solo il pensiero meccanico o il caos assoluto che possono condurre l'uomo a fare qualcosa di meglio, ma che c'è una forza profonda nella natura che fa in modo che le cose si tengano insieme e che quindi gli uomini siano una realtà che sta insieme perché lo vuole stare, non perché c'è una forza esterna che ci obbliga a stare uniti. Le biblioteche da questo punto di vista sono un esempio, cioè i libri si trovano uno vicino all'altro senza sapere perché, ma guardate che quando andate a guardare gli scaffali di una biblioteca scoprirete che due libri stanno vicini, e quando stanno vicini costruiscono una nuova realtà. Infatti c'era un altro grande pensatore, Wahlsburg, che all'inizio del Novecento costruì una grande biblioteca di arte e di pensiero umanistico, dicendo che lui li collocava perché ogni libro aveva bisogno del suo buon vicino. Adesso passo la parola a chi avrà la possibilità di...